E finalmente, ragazzuoli, siamo pronti per affrontare la bacheca di Nectar. Oggi un episodio, diciamo, molto più action rispetto alla media, anche perché nell'ultimo episodio abbiamo pulito completamente la mappa di gioco. Non ci sono più secondarie. Io avevo ipotizzato che fosse l'ultima ondata di secondarie, però vedendo anche gli archi narrativi di un 2-3 secondarie, qualcosa mi dice che non saranno le ultime. Quindi vabbè, però adesso godiamoci questo momento, ragazzi. Oggi non voglio perdere troppo tempo. Ci dedichiamo alla bacheca di Nectar. L'avevo detto, insomma, dopo le secondarie avremmo fatto questo tipo di percorso. E allora direi che ci possiamo muovere in ordine. Chiaramente non so se riusciremo a fare tutti questi boss, quanti. Ma che poi non ho capito perché alcuni hanno soltanto. Cioè, non hanno l'immagine. Tipo il distruttore dei mondi. Mamma mia, questo non vedo l'ora. E dai, partiamo in ordine. Angelo della Morte. Un mercante proveniente. Vabbè, comunque dicevo per finire il discorso. Non so se riusciremo a farli tutti. Vediamo se faccio un doppio episodio. Oppure riusciamo a farli tutti. Vediamo. Angelo della Morte, un mercante proveniente da Caer Norvent, incrociando un plotone di spezza maledizioni, li ha messi in guardia nei confronti di una malvagia arpia che si aggirerebbe intorno a quella strada, svolazzando con fare minaccioso. Sebbene gli spezza maledizioni non abbiano poi avvistato alcunché durante il loro viaggio, il suono di una fragorosa e inquietante risata ha certamente fatto sì che affrettassero il passo. La posizione è Vista Chiara, Sunbreak. Proprio, allora, i mercanti erano provenienti da Caer Norvent, quindi diciamo che dobbiamo andare a Piana del Nord, zona Piana del Nord. Vediamo un attimo, scusate, eh. Sunbreak. Direi qua, da queste parti qua. Oppure qua, Porta Glorious di Caer Norvent. No, io andrei qua. L'unica cosa che, vedi, per esempio. Ah, possiamo mettere la mappa locale. Ah, ok, Vista Chiara, eccola qua. Perfetto. Prima di partire però bisogna fare una capatina da Caron, perché ci rifolliamo di pozioni e quant'altro. Tra l'altro, in una delle missioni secondarie che abbiamo fatto lo scorso episodio, abbiamo anche ampliato la nostra borsa. E vedete, oggi mi vedete bello pimpante, eh? Cioè, quando non c'è da fare le missioni secondarie, io ci sto E dentro. tu che cosa vuoi? Allora, compra, ecco, per esempio. Per esempio. Spero proprio che sia Per tutto. esempio. Non troverai un prezzo migliore. Spero Questi vengono. Ma proprio che perché sia questi tutto. qua? Ah, ok. Dicevo, ma non li usiamo mai. Tira via adesso. Invece è perché. Che Praticamente. cosa mi consigli? Appunto, avendo ampliato la borsa, adesso ce n'avamo uno in più da comprare. Scusate, toglievo la spunta, già che ci siamo. Si parte, si parte. Si va a Caer Norvent. Vista Chiara. Fermatevi. E vediamo di trovare l'arpia. Ah, Sono tutti pieni. probabilmente se non ho qualcosa da dire, insomma qualcosa di discorsivo, magari vi faccio i tagli, cioè non vi faccio vedere tutto il viaggio e quindi niente. Vabbè, in questo caso per esempio ci vediamo direttamente dal nostro amico boss. Beh, allora, guardando un po' la vallata direi che tanti abomini abbiamo qui dinanzi a noi. Se vi dovessi dire però, guardando la mappa, io posso presumere che magari si possa trovare qui? Allora, loro vengono da Caer Norvent, è anche vero questo. E quindi, diciamo, potrebbe essere in questa zona o qui. Vabbè, facciamoci un giro, andiamo a vedere. Chiamiamo però Ambrosia, eh. Io vorrei direzionarmi qua. O è quella? No? Quello dovrebbe essere un Egi, se non sbaglio. O Ora no? riposa. È lei. È lei. È lei, ragazzi. Che comunque ricorda molto Garuda. Aruna. Secondo me c'entra qualcosa con Garuda. Se è quello che penso che sia, non sarà affatto facile. Sì, che lo sarà. Sì, che lo sarà. È un grado C, dai. Non dico che è quasi un nemico basic, ma insomma, poco ci manca. Lo so, amica mia. Ora
Stai molto calma, eh. Bella, sì, con questo c'è il potere di Garuda, dai. Mi sembra palese. A parte ci toglie pochissimo. Bene così. Vabbè. Questa, insomma, poca poca roba. Io sono curiosissimo di vedere il distruttore di mondi, ragazzi. Livello S. Secondo me è tanta, tanta, tanta roba. Sì. Perfetto. E il primo è andato. Vediamo cosa ci dà. A parte quello che ci avevano promesso, punti abilità, fama e gil. Occhio offuscato. Una pietra liscia ottenuta dai famigli di Benedetta. Vedete? Vedendo il disegno della sua superficie trasformarsi e mutare, verrebbe da pensare che al suo interno sia intrappolata una tempesta, anche se deve sicuramente trattarsi di un'illusione ottica. Eh sì, questo è un edgy. Riposa in pace. Io lo farò. No, non dobbiamo riposare in pace noi, Clive. Vabbè, comunque, detto ciò, ma torniamo a rifugio. E si va di prossimo obiettivo. Eccoci qua. Allora. Sono tutti pieni di ferite e vernoni. E dobbiamo anche cercare di capire come ottenere quel materiale che ci serve per fare l'uroboro e la... E mi sa pure la cosa, la spada quella, vabbè, col nome strano, potentissima, che ci hanno promesso Zoltan e Blackthorn. Però proseguiamo con un nemico B, Belphagor. Sono giunte segnalazioni di un enorme Evis selvaggio che sarebbe nidificando sulla collina vicino a Pozzo Orientale. Benché sia stato fatto il possibile per non scatenare le ire della bestia, è questione di tempo prima che questa inizi a cercare sostentamento. Quella presente, dunque, chiede a qualsiasi volontario di marciare fino al confine settentrionale per fermare la creatura prima che semini il caos nei villaggi vicini. Posizione Elsa Infranta Rosaria. Allora, Elsa Infranta Rosaria, quindi siamo in questa zona. Rifugio di Marta no, Pozza Orientale, mappa locale. Ecco qua, Elsa Infranta, vicino proprio Pozza Orientale, quindi sarà da questa parte. O qua, sicuramente è qua, ragazzi, sicuro. Vediamo. Diceva il confine settentrionale, qua mi sa che ci stiamo spostando verso sud, però. Vabbè. Aracne anche no, grazie. Però questo sì. Tre pizzi di cenere magica, che fanno? Li prendi? Li prendi. Eccolo qua, Belphagor. Carino sei. Grado B. Amico mio, tu devi essere forte, eh. Tu sei forte. Ecco, bravo, scendi a terra, che ci piaci molto molto di più. Bravissimo. Ah beh, tu c'hai i classici attacchi degli Evis. Io te li stoppo sul nascere, guarda, ti brucio sul nascere. Lo so, ragazzi, che è un po', come dire, è un po' ripetitivo vedere sempre le stesse tecniche. Avete ragione. Magari, non lo so, possiamo provare a variare un po', a mettere altri attacchi volendo. Ecco, per esempio, quando mi va a vuoto questo, io lo sigo un botto. Dai. Bravo. Ciclone si ricarica subito, mi piace un botto sta cosa. Ah,
Anche perché adesso i punti di abilità che faremo, ragazzi, ci serviranno per gli scontri finali. Ci potenziamo alla grande. Parli di scontri di trama principali, chiaramente. Non volà. Bravo. Mamma mia che abbiamo fatto, ragazzi. Ogni volta che metto questa, capite bene che lo faccio per recuperare un po' di vita, eh? Cacciatore di taglie. Sconfiggi 10 bersagli ricercati. Vabbè. Mo' ci guardiamo pure un po' le abilità, però, eh? Perché qualcosa va messa. Artiglio di viverna. Poca roba. Ce ne siano altre. E Belfagor ci lascia così. A questo punto si torna a rifugio. E andiamo avanti. Non stiamo facendo secondari, ragazzi. Io direi che è una cosa. Mi sono commosso. Sono commosso. Mi è da piagne. Dopo Belfagor è la volta di Secret. È ormai da lungo tempo che i Minotauri abitano le regioni montuose di Rosaria, ma solo di recente hanno iniziato a scendere dalle alture per andare a caccia nelle paludi che circondano il rifugio di Marta. Uno tra loro spicca per le imponenti dimensioni, a indicare che probabilmente si tratta di un capobranco. Pare sia tale esemplare a spingere l'avanzata dei suoi simili verso sud. Deve essere fermato onde evitare che gli uomini bestia facciano del rifugio quello che vogliono. Posizione ovest del sentiero di Rhiannon Rosaria. Quindi parlavo di rifugio di Marta e di conseguenza quindi stiamo parlando di questa zona. Allora, chi starà da ste parti? Aspetta, est ha detto? Covoni Verdi. Ah, ecco, sentiero di Rhiannon. Starà qua. Qua in seconda. Ah, ecco, pure queste pietre a rete dobbiamo cercare di capire a che cacchio servono. E quindi, no, si scende sempre da qua, sempre da Pozza Orientale. Va bene. Allora, non è qui, andiamo verso di qua. Andiamo verso giù. Pronta, bella? Qui ci sono dei Pyros maledetti. Li odio i Pyros. Eccolo qua, mi sa che è lui. Eccolo. Attenzione. Non è assolutamente lui, non è vero mai. Allora ragazzi, qua ho fatto una strage di Minotauri, ma nel vero senso della parola, eh. L'ho ammazzato, ce ne sono due. Ma non ho ancora trovato il nostro amico. Non l'abbiamo ancora trovato. E la cosa mi preoccupa perché... cioè, io me lo ricordo perfettamente che ci hanno detto che era in questa zona. Oh, mi spingo qua, ragazzi. Mi spingo da questa zona, anche se non credo, perché questi sono i covoni. Non credo proprio sia qui, ragazzi. Non credo proprio. E tu? Schiuma rossa. Vuoi scommettere che è lui? Sì, è lui. Vabbè, bro, è stato un po' fuorviante. Doveva mettere nei pressi di covoni. Covoni verdi, come cacchio si chiama. Ma abbiamo consumato pure tutto. Capirai. Tu sei grosso, ma non più di tanto. Non più di tanto. Oh, stai calmo, eh. Stai calmo. Stai molto calmissimo. Troppo lento, amico mio. Bello. Vai giù, vai giù. Sai cosa fare?
HP siamo messi bene, amico mio, eh. Bello così. Oh, oh, oh. Ma guarda questo. Bene, bene. Ma sbaglio, si ricarica più veloce pugno possente che ciclone. Mi sa di sì, eh. Amico mio, mi dispiace. Neanche spreco il super attack per te, guarda. Che non è la colla, ma è un modo fantasioso che ho utilizzato per capirci con le mosse speciali. Bene, e Secret ci abbandona. Ci abbandona così. Ci ha fatto perdere un po' di tempo nel cercarlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Criniera di Minotauro ce l'avevamo presa. Che dice? Ok, gli abitanti saranno tranquilli. Si torna a rifugio. Bellissimo, bellissimo. Severian. Di recente, tra le rovine dei decaduti vicino al rifugio di Marta, sempre rifugio di Marta, si è risvegliato un esemplare di eco particolarmente aggressivo. Pare che si attivi all'avvicinarsi di qualsiasi umano, armato o non, per poi attaccarlo con un raggio incandescente che ha già ridotto in cenere buona parte delle paludi circostanti. Si tratta dunque di un eco che gli spezza maledizioni vorrebbero volentieri messa a tacere per sempre. Posizione nord di Sorwise, Rosaria. Grado B. Però ti parlava di rifugio di Marta. A meno che non sia qui. Pozza orientale. Vediamo un po'. Sorwise sta qua sotto. Ah, ecco qua. Sorwise. Nord di Sorwise. Sarà qui. Ok. Era nord di Sorwise. Perché potrebbe anche essere qui. Qua c'è un po' da vedere. Vabbè. Ci vediamo dopo. Eccolo là. Dai, è lì. Chiaramente è lì. Sei tu. Sì. Beh, questo abbiamo trovato subito, dai. Severian, grado B. Non ci impensierisce, amico mio, mi dispiace. Scusa. Oh, niente, scusate, sono partito malissimo, ragazzi. Tu sei pure agile, maledetto. Maledetta a te. Vediamo se resisti a questo. Vabbè. Capì nella media. No, ho sbagliato. Per un pelo. Questo no, questo sono preso. Vabbè, direi che possiamo far così, va. Bene. Vediamo anche a P. Quest'ultimo mi è piaciuto particolarmente. Ah, lui quando fa questa tecnica rilascia le sfere di energia. Gli altri suoi simili non lo fanno. No, maledetto. Morto. Sì. No, sì. Dai che vieni giù. No. Ah, ok, pensavo di sbagliato. Fa niente, fa niente. Maledetto.
Sì, è andata. Ok. Ci siamo, ragazzi. E il distruttore di mondi in arrivo. Mazza, quanti kill ci danno. Comunque siamo a 162.000. Electrum. Questo è un materiale che ci serviva, scusate, bruciano gli occhi, che ci serviva per la creazione, un materiale speciale. Si ottiene sconfiggendo Severian, infatti. I ricercatori balisteani devono ancora individuare una fonte naturale di Electrum, e gli unici campioni noti derivano dai resti degli automi dei decaduti. Per questo si ritiene che tale metallo non sia naturale, ma piuttosto una creazione di questa civiltà perduta. Bene. Giunta dalle rovine. In rovine è tornata. Ci sta, ci sta. Si torna a rifugio. Speriamo di non dover tornare qua da Marta, un'altra volta. Ed eccolo. No, fango omicidio. Ah no, ma dai. Ho sbagliato, ero convinto che fosse questo, che hanno lo stesso thumb. Vabbè, comunque questo è un A, fango omicida. Circolano voci in tutta l'osaria meridionale di una pozza di melma opalescente avvistata tra le brughiere e le paludi della regione. Sebbene a una certa distanza non sembri altro che una strana poltiglia, pare che qualsiasi uomo o bestia tanto avventato ad avvicinarsi ne venga accolto da una moltitudine di viscide mani pronte a trascinare la preda in una morsa letale. E se dovesse capitare a un bambino... Scogliera del grido di falco, Rosaria. Ok, vabbè, niente, come non detto, ragazzi. Però prima di andare a scogliera del grido di falco, abbiamo diversi punti abilità che vorrei spendere. 6.002. Vorrei potenziare le nostre mosse, le nostre ultima, tra virgolette. Per esempio, questa. Potenziare ancora di più fulmine del giudizio. Anche se questa qua non l'abbiamo ancora potenziata, questa qua, però, però qui la padroneggiamo. Potremmo padroneggiare anche questa della Fenice, Voglio lui. Qua che abbiamo? Ah beh, questa è quella 1000. Abbiamo mai preso queste altre, queste abbiamo mai sbloccate, però. Questa qua, le abilità di Bahamut non sono male. Però questa qua, questa probabilmente vale il fulmine di Ramu. No, nel senso, il fulmine di Ramu c'ha più vacillamento, quindi comunque ci aiuta pure ad abbassare la barra di vacillamento del nemico. Magari questa è pure più potente, Però in generale non lo so, le altre abilità non mi convincono più di tanto. Questa poi, mamma mia, una mezza ciofeca. Certo, questa è carina, però devi avere il tempo di caricarla. Insomma, non è molto comoda da utilizzare. Il pugno possente, vabbè, che vuoi dire a fare. Questo è un altro pianeta, un altro pianeta. Senti, io potenzio questa. Ci serve, abbiamo padroneggiata, così ci dà un po' più di danno. E aspettiamo tanto, 2-3 nemici l'abbiamo rifatti e ci potenziamo il fulmine del giudizio. O se no faccio così, potenziamoci questa definitivamente, dai, padroneggiamola. Ok, è padroneggiata, voglio provarla, sono molto 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 curioso. Questo non ci interessa nulla, vabbè. Facciamo così. Allora, dobbiamo andare a Rosaria. Scogliera di grido di falco. Costa della seta. Scogliera di grido di falco. Ecco qua. Capirai, questa è enorme. Attenzione. Ecco. Eccola, non volendo l'abbiamo trovata. Principe Torti. Ma era questo? O è un altro? Vabbè, comunque se è della bagaglia di Nectar. Ma credo sia questa, opalescente. Questa è tosta, ragazzi, Proviamo subito il potenziamento che abbiamo guadagnato. Ah, semplicemente dura di più. Ok, vabbè. Stavo meglio, però.
mettere sto pugno in faccia, va. Sorgi! Va bene. No! Vabbè, lasciamo così, va. Pure questo abbiamo potenziato. Ok. Menamo. Calmi. Mazza che casino. Sembrano le mani quelle che si trovavano nelle patatine San Carlo quando eravamo piccoli. Non so se ve li ricordate. No, stai calmo. Bello. Bene così. Ti finisco così, guarda. Ma non ti finisco invece. Ora basta. Sì. Dai, siamo quasi a fare un livello pure, eh. Massa gelatinosa. Questa gelatina selvatica secerna una melma viscosa e terribilmente dolce che attira i predatori spingendoli a divorarla, per poi paralizzare la vittima con le sue potenti tossine, permettendo alla gelatina di avvilupparla e dissolverla lentamente nel corso di 17 giorni, 7 dei quali con la vittima ancora viva. Mamma mia, ragazzi. Beh, adesso è morto. Chissà cos'era. Chissà cos'era, gelatina. Rifugio. Adesso abbiamo Aculei dell'anima di livello C. Di recente uno sciame di grossi e feroci insetti ha costruito il proprio nido vicino a un villaggio abbandonato nei campi di Korava. Più grande si faceva il loro alveare, più cresceva la loro fame. Presto nei dintorni sono stati trovati cadaveri di grandi bestie spolpati fino all'osso. Insetti simili, se lasciati liberi di agire, potrebbero ridurre l'insediamento vicino a una pila di ossa nel giro di qualche luna. Posizione Tugurio Vuoto, Dalmechia. Ok, questo faceva un Grimalkin. Vabbè, Tugurio Vuoto, Dalmechia, quindi vuol dire che stiamo qui, da queste parti qua. Mo va a capire dove, però. Capirai, guarda qua. Però io Tugurio Vuoto l'avevo letto, ragazzi. Me lo ricordo, lo sapete? Eccolo qua. Eccolo qua. Bene, e me lo ricordavo, infatti, che stava nel campo centrale. Allora, dove stanno questi simpatici amichetti? Dovrebbero stare da queste parti, se non sbaglio. Ah, ok. Allora, qua mi zooma, mi zooma. Però secondo me stanno da quest'altra parte. Eccoli là. Eccoli qua. Queste si può mettere, queste sono minacciose, eh. Aculei dell'anima. Questi rompono le scatole, secondo me. Sembrano felici. Vabbè, questo non serve a niente proprio. O sembrano comunque nemici normali. Vabbè, gli famo una bella brustolita generale, va. Facciamo così. Mi sembra ottima come cosa. Vabbè. Diciamo che messi tutti quanti insieme fanno un po' meno di una barra di HP di un nemico singolo. Uno è andato. Ah, bravi che scendete, bravissimi. Che è successo? Stunnano potente, eh?
Così diventa un po' acchiappa acchiappa. Ok. Ma perché dobbiamo combattere qua al confine? Scusate, Vai. Faccio così. Bravi. Ok. E questi pure ce li siamo tolti. Ok. Possiamo toglierlo questo. Bene, bene, adesso è la volta di Grimalkin. A pochi passi da Falcione, dal Falcione, la strada che porta da Dalimil alle Fauci, si trova un canyon senza uscita in cui i viandanti di notte tendono a incappare, fornendo così un costante sostentamento a una quanto mai orripilante bestia felina. La calura del deserto nelle ore diurne, così minacciosa per la vita, e la parsimonia spesso usata dai mercanti nell'utilizzo dei frammenti di cristallo per le loro lampade, non fanno che favorire quell'essere mostruoso, la cui disfatta sarebbe per loro l'unica salvezza. Gattile, Dalmechia. Ok, allora, vediamo un attimo. No, scusa, fammi vedere un po' qua. Ecco qua, Gattile, eccolo qua. E quindi niente, ci conviene da qua, da Fauci. Oddio, pure dove stavamo prima, Dravozd, ci stava. Ragazzi, dovremmo esserci. Qua il Gattile. Eccola lassù, guardala. Cosa? È lassù. Ah, qui c'è pure i compagnucci, c'hai, eh? Grimalkin, grado C. Vediamo. Già so come eliminare i tuoi scagnozzi. Ah, pure loro fanno parte del pacchetto, eh? Va bene. Quindi prima loro, poi tu, mandi avanti i tuoi soldatini? Non sei molto onorevole in ciò. Altri nemici in avvicinamento, ma dai. Quindi ti sei proprio organizzata con un bel trappolone. Grimaldin, come cazzo si chiama? Vuoi scendere? Ci vuoi concedere la grazia di scendere tra noi? Niente, va così. Ci manda nemici su nemici. Altri nemici in avvicinamento. Te li ammazzo tutti, non è un problema. Per te tengo pronta, cara mia Grimaldin, il piatto forte, eh? Ne mandi altri? O vieni tu? Hai capito chi comanda, sì? Vieni, vieni. Non mi fai paura, amica mia. Non mi fai paura, amica mia. E comunque gli HP te l'hanno dati alla Square, eh? Che è ferocia. Stai calma, stai calma. Ma pugno possente, io ci ho messo un potenziamento. Ma era sul danno, non sulla rapidità in cui si ricaricava. E cade questo. Sì.
Sì. Pelle di Grimalkin. I Grimalkin hanno sviluppato una pelle maculata che li rende praticamente invisibili mentre cacciano nelle aride savane della Ciclonia meridionale. Tuttavia, le loro macchie forniscono loro ben poca mimetizzazione quando cacciano altrove. Perché dovrebbero cacciare altrove? Non è stato difficile. Thorgal è molto più inquietante, eh? Molto più inquietante il nostro Thorgal. Ragazzuoli, il distruttore di mondi mi cadrebbe proprio a fagiolo, nel senso che io qui sto quasi un'oretta di registrazione. È pur vero che vi avrò fatto dei tagli, quindi sicuramente andiamo un pochino meno. Allora, o lo affrontiamo come boss finale di questo episodio, però è pur vero che poi ce ne rimarrebbero pochi. Cioè, abbiamo questi quattro. O questi proprio vi faccio un super taglione. Però c'è anche questo S, rovine risvegliate. Abbiamo due boss S. Facciamolo. Distruttore di mondi. Avviso urgente a tutti gli spezza maledizioni. A causa del ritrovamento di un gigante decaduto tra le rovine rosariane che di recente erano oggetto delle nostre indagini, tutti i lavori nella regione devono essere sospesi con effetto immediato. Tutti i membri, inoltre, sono tenuti a non procedere oltre la porta del villaggio, così che la nostra presenza non desti l'eco. Nessuna altra azione potrà essere intrapresa senza l'esplicito consenso di Sid. Ah, questo ha la posizione sconosciuta, così come quest'altro. Allora, a causa del ritrovamento di un gigante decaduto tra le rovine rosariane, quindi siamo nel territorio di Rosaria, che di recente erano oggetto delle nostre indagini, tutti i nella regione devono essere sospesi con effetto immediato, tutti i membri inoltre sono tenuti a non procedere oltre la porta del villaggio, quindi sappiamo che è nella zona di Rosaria. E porta del villaggio, che sia ancora una volta Pozza Orientale? Può darsi, eh? Dunque, vediamo un po', studiamoci la mappetta. Allora, qui no, perché abbiamo affrontato Belphegor. Neanche questa zona la escluderei, perché abbiamo affrontato il Secret. E neanche la Fanghiglia, se non sbaglio. Allora, è vero che i villaggi che noi possiamo vedere qui sono diversi. C'è il rifugio di Marta. Allora, questa per esempio potrebbe essere una zona ideale. Qui no, perché a Sorrowise abbiamo affrontato... Vabbè, cioè, abbiamo... qua mi sa abbiamo affrontato il principe, la Fanghiglia. L'abbazia non mi sembra un villaggio. Questo potrebbe essere un punto pure. Però qualcosa mi dice... Però qua c'è Cressida. Allora, o qua, ma qua mi sembra ci abbiamo affrontato già qualcosa. Oppure io direi che possiamo spostarci qui. Qui. Allora, io qua metto un segno. Come non posso contrassegnare fuori dalla mappa? Vabbè, dai. Pure qua, al molo. Pure qua. Tra le rovine rosariane, però, mi sta dicendo. Secondo me è qua. Posso vedere una cosa? Se noi qua entriamo nella mappa, stiamo sempre nella stucca. Questa è tutta una mappa unica, quindi è qua per forza. È pure vero, ragazzi, che potrebbe anche le porte del villaggio essere queste. E Bosco Oscuro, rovine rosariane. Ok, ragazzi, forse ci siamo. Forse ci siamo. Può darsi che sia esattamente nel punto in cui abbiamo trovato la porta. Vogliamo provare? Io ci provo. Perché lì, se non sbaglio, c'era una mezzarena. C'era una mezzarena e secondo me potrebbe essere. One eternity later. Allora ragazzi, non so se probabilmente vi avrò fatto vedere tutti i giri che ho fatto, anche perché non mi hanno portato a concludere nulla, nel senso che non ho trovato il nostro nemico. Ora, non dico che abbia
approfonditamente girato tutta questa zona, però mi sono fatto tutti quanti i punti specifici, cioè vedete le piazzole per così dire, tutti questi slarghi, questi me li sono girati tutti. Non l'ho trovato. Allora, le cose sono due. O mi è sfuggito, cioè nel senso qualche zona, qualche anfratto non l'ho visitato, e che è probabilissimissimo, oppure è capace che questi due nemici speciali, tra virgolette, questi due nemici S che abbiamo il punto interrogativo, debbano essere sbloccati in una certa maniera. Io ho anche pensato nello speculare che quei dispositivi degli antichi che abbiamo trovato anche qua vicino, vi ricordate quella palletta che poi si apre, magari possa essere collegato a quello, visto che comunque stiamo parlando di boss legati ai decaduti. Magari possono essere dei boss speciali, appunto, come dicevo, quindi non lo so, però non mi sembra cioè, anche per la regia, non siamo in live, cioè, siamo in live, quindi ci diamo consigli o comunque sia giriamo, abbiamo tempo. Essendo questa una puntata della serie, non voglio registrare oltre, sto quasi già 1 ora e mezza di registrato. E vediamo. Facciamo così, il prossimo episodio della bacheca di Nectar, che a questo punto penso sia proprio il prossimo, perché questi due episodi li dedico alla bacheca di Nectar. Mi faccio tutti gli altri che non sono S, che ce ne mancano 3, ci facciamo quegli altri 3, proviamo a trovare l'altro S, faccio la stessa prova. Se non dovessi riuscire a trovarlo, sto anche pensando di leggermi qualcosa. Perché tanto, questo lo faccio soltanto ai fini della serie. Se stessi giocando in maniera privata, chiaramente ci perderei le ore solo per girellare, guardarmi tutto quanto. Però non vorrei che poi questo come dire, mi facesse fare troppo tardi nelle registrazioni, perché poi sapete bene che il tempo che ho io è proprio contato. Quindi vediamo, magari do una sbirciatina su uno e cerco di capire quantomeno se in realtà ho sbagliato io a non trovarlo, oppure c'è un modo speciale per attivare la boss fight. Quindi vediamo, però vediamo, non mai dire mai. Mo' il prossimo episodio continuiamo e vediamo se riusciamo a trovare l'altro suo compagno. Detto questo, ragazzuoli, vabbè, io mi fermo proprio qua. Anzi, no, ma torniamo a rifugio, va. Torniamo a rifugio, anche perché sì, la prossima volta iniziamo con gli altri. Ecco, diamoci già un'occhiata a quelli che mancano, perché ho detto 3, ma non è che mi ricordo precisamente il tutto. Vediamo. Vedete, ragazzi, sono onesto però nel dirvi certe cose, eh. Se qualora dovessi affidarmi a una guida, lo sapete, ve lo dico senza problemi. Spero di no, ma così, tanto per, non è che ci cambia molto. Aspetta, mi è uscito un dialogo nuovo con lui, ora lo guardiamo un attimo. E quindi la prossima volta facciamo Fratelli Maggot, Uomo in nero, Cometa infernale. Dopo proviamo a trovare quest'altro. Leggiamocelo un attimo. Vedete, rovine risvegliate, distruttore di mondi. Una leggenda sambrechiana narra di un drago infernale che avrebbe dato alle fiamme metà del regno con il suo soffio infuocato, prima di essere imprigionato tra le spine di una nebbia magica, da Gregor in persona, secondo alcune fonti. Sebbene sia ormai impossibile dire quali parti della storia appartengono alla realtà e quali al mito, le recenti segnalazioni che riferiscono del ruggito di un grande drago intorno ai passi boschivi dell'impero sono più che affidabili. Qua magari abbiamo un indizio già in più. Passi boschivi. Passi boschivi, per esempio. Vabbè, Daniele. Ciao. Passi boschivi. Allora, questo è l'impero di Sunbreak. Andiamo a una zona a caso. Ala perduta. Praterie reali. Ok, a parte il fatto che, per esempio, qui c'è tutta la zona di Nido del Drago, che è vero che era legata a Benedicta, però non ci siamo mai più tornati. E essendo Nido del Drago un'area molto grande, perché no? Anche questa parte qui, Guardia Est, potrebbe essere. Infatti, già un po' più di fiducia, sapete? O per esempio qua, che non ci siamo mai andati. Per esempio, questa è la prossima volta ci andiamo, perché vediamo un po' che cosa ci sblocca. Qui dice, parla di passi boschivi.
Qui c'è una la mano di Mimas. C'è una pietra rete, potrebbe stare in questa zona? Vediamo. Vediamo, prossima volta ci facciamo un bel giretto. Cappella anonima. Qui no. Quindi ci ricordiamo, già abbiamo affrontato già un altro nemico di Nectar. Però sono curioso di vedere questa zona qua. Bruma mattutina. Potrebbe essere qui. Ragazzuoli, ci vediamo prestissimo con il secondo episodio della bagarre di Nectar. Non vi devo dire nulla. Like, iscrizione, campanella. Fate bobbis. Noi ci vediamo alla prossima. Nectar mio. Ah no, scusate, scusate. Chiedi delle avventure di Nectar. Ti ho mai raccontato di quando sono volato fino in fondo al bacino di Zemeckis? Che cosa hai trovato là sotto? Un livello di comprensione più profondo, Cupò. Dall'esterno sembra così misterioso. Dove va a finire tutta l'acqua, Cupò? Perché non si riempie mai? Che cosa c'è dietro le cascate? Ero volato lì per trovare risposte a quelle domande, Cupò. Invece alla fine ho scoperto qualcosa su me stesso. Che non so nuotare, Cupò. Vabbè, niente. Alla prossima, ragazzi. Lo so, io sono medicoloso.